Lo avevate bramato da anni, lo avevate voluto da mesi, lo avevate voluto da giorni, ma finalmente è tornato, pronto per disintegrare anche... Boh, non lo so, fate come volete. Ed è da millenni che non riprendevo in mano, no, però insomma non mi rimettevo davanti alla webcam e dicevo... Una frase del tipo: ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua perché i cani devono abbaiare quando io devo fare video, eh? Perché devono fare una cosa del genere? Non è possibile. Quindi, diciamo che ho ripreso finalmente a registrare i video, mi sento molto molto carico, e perché quando io mi sento carico significa proprio che le cose devono esplodere. Avete potuto notare però dei cambiamenti proprio sonori, dei cambiamenti di cose impossibili. Infatti mi sono acquistato questo coso qui, che è il Behringer C1U. Non l'ho letto, assolutamente no. Avete potuto notare che il mio fantastico sarcasmo e la mia fantastica ironia è rimasta la stessa, quindi stessi video con qualità proprio bestiale. Ma cosa succederà sul canale? Perché purtroppo questo fatto che ho avuto problemi miei, ho avuto scuola, cose strane, e insomma non ho avuto proprio modo di potermi dedicare al 100% sul canale. Quindi adesso che soprattutto ho di nuovo l'attrezzatura, perché le mie G35 si sono rotte tipo verso inizio settembre, ho arrampicato un po' perché avendo tanti video programmati riuscivo a gestirmi bene il canale, però non potevo sempre scroccare il microfono da Matteo, perché anche se è un deficiente non posso sempre scroccare la roba. Quindi dopo mesi mi sono finalmente appropinquato di una somma di denaro tale da potermi comprare questo e anche l'asta, che ancora non mi è arrivata, però mi arriverà. Finalmente quindi posso ritornare a registrare i video bene. Se voi vi direte perché guardate la Frankie, perché c'ho il telefono con la batteria scarica, perché quando io sto facendo questo video non ho internet. Quindi tecnicamente se voi vedete questo video online è perché mi è ritornato internet, però adesso non ce l'ho. Sono una persona priva di internet ed è brutto, senza connessione non si può più fare niente. Quindi capite quanto sia terribile la mia situazione in questo momento. Mi sono rimesso a rispolverare milioni di video che avevo fatto, cercando di editarli, rieditarli, insomma cercando di poi portarveli in futuro sul canale. Però non ci dobbiamo demoralizzare, perché se questo video esce, spero esca prima di martedì, probabilmente da quando uscirà Far Cry 4 farò un let's play su questo canale, perché dovrei riuscirci in qualche modo, o perlomeno farvi una parte di gioco e poi ci divertiamo a fare il fancazzismo più totale. Tanto è un gioco open world, quindi ok. Il fatto che io adesso riavrò il microfono, riavrò, anzi, cioè non è che riavrò, avrò un'asta, mi permetterà di poter registrare Frankman con un audio veramente ottimo. Perché, come avete potuto notare, gli audio non sono mai stati proprio, no? Cioè, cose bestiali, eccezionali. Quindi adesso finalmente avrò un audio che spacca tutto, proprio distrugge le cose dritto per dritto, proprio bestiali. Quindi miglioramenti proprio del canale ci saranno, come se fosse Natale praticamente. E Natale praticamente ormai è quasi vicino, e sarà forse questo il tema della puntata, e chi lo sa, e chi lo sa. Comunque sono molto contento, perché il fatto di riavere lo strumento più importante per me, perché nel senso ormai il computer bomba ce l'ho e ho un buon sistema di acquisizione video, ho una luce bestiale, mi mancava questo, capite bene che il microfono, l'audio era importantissimo, anche perché senza le G35 io non avrei potuto fare niente, nel senso. Quindi che cosa accadrà al canale? Perché siccome c'è tanta gente che ormai è morta e defunta, cioè io non lo so, lì vedo 7100 e passa iscritti, ma poi di visualizzazioni manco ne famo 300, quindi un po' di dubbi ce li ho, un po' di domande ce li ho, ma forse la gente è morta, io ipotizzo più quello. Oppure è il fatto anche che il canale sia rimasto un po' inattivo, abbia fatto certe serie e poi certe no, quindi adesso si riparte molto bestiali. Quindi, prime cose da dire. Frankman ci sarà ogni venerdì alle 14:30, cioè sì, ci sarà ogni venerdì alle 14:30 come appuntamento settimanale. Naturalmente vale sempre la solita cosa del commentate, perché il miglior commento verrà preso, estrapolato e spuzzollato all'interno della prossima puntata. Ma a sto giro ogni Frankman vi regalerò un gioco, perché tra Humble Bundle, tra adesso la collaborazione con Kinguin, riesco a portarvi anche magari giochi come posso dire, ecco, un Far Cry 4, un Assassin's Creed, un Call of Duty, quindi cose random praticamente. Oltre a questo, inoltre vi porterò durante il resto della settimana vari gameplay, perché comunque faccio video sui giochi di
porto video sui giochi. Quindi farò vari gameplay, poi mettiamo caso appunto escono giochi su Cosi, farò anche let's play. Ma oltre a questo ho deciso di portarvi delle nuove serie, quindi cercherò di magari comprimere un gioco e farlo molto più velocemente, come ad esempio feci con Tomb Raider, quindi con quell'ultima puntata che era tutta un po' spezzettata. Oppure semplicemente parlarvi di qualche mia saga videoludica preferita all'interno di un video che può essere inerente a Frank Play o cose del genere. Quindi comunque sia, troverò il modo per farvi delle piccole, no, pillole di saggezza carine, molto montate bene soprattutto. Torneranno i Funny Moments su GTA 5 ogni mercoledì, sempre alle 14.30 come orario di uscita dei video, mentre i let's play, se escono, escono alle 16 o giù di lì. Comunque sia, li trovate nel pomeriggio, lo, no? Perché poi non li vedete, i video prima già non li vedete, quindi non è che ci sono le cose. Comunque, stavo pensando di riportare qua... quasi deve creare proprio il polverone, di riportare Minecraft sul primo canale, cioè questo, perché per chi non lo sapesse, io ho aperto una sorta di altro canale tipo di scolo, no? Gli scoli della roba, che si chiama Frankie Games. Lì ci ho messo per ora una serie su Minecraft, però è una serie molto molto blanda, molto, cioè, molto fatta... stavo pensando di riportarvi Minecraft sul primo canale, però fatto in una maniera diversa, nel senso facciamo delle custom map, magari le taglio in un certo modo, no? Cose così, mentre magari sul secondo canale vedete altre serie, altre cose, insomma vediamo un attimino come procedere. Poi, altra cosa importante, ci sarà una serie sempre settimanale, cioè naturalmente durante la settimana voi vedete cose settimanali. Quindi ci sarà questa serie dove parlerò degli indie, lì. Indie. Insomma, giochi che magari non trovate sprazzati così all'interno del vostro negozio preferito, ma giochi un po' sconosciuti, ecco, insomma, giochi indie, appunto, giochi fatti da un piccolo team indipendente. Mi sono dilungato anche troppo per questo vlog, perché era un vlog di ritorno, ma mi sono dilungato un po' troppo, quindi, se vi piace, se vi rivuole, se vi risprendiate questo ritorno mio... E soprattutto ci saranno anche sempre i cortometraggi trash, cioè c'è tutto su sto canale. Ma perché? Perché siete così inattivi che ci sono un botto di roba qua? Preferite quelli che si spammano con le poesie? Preferite quelli? Preferite quelli che fanno i gameplay senza montarli? Preferite quelli? E allora andatevene via. Preferisco vedere meno iscritti ma più visite. Comportatevi bene. Quindi, se questo video vi fosse piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace per farmi sapere che voi ci siete ancora vivi, quei pochi che siete ancora vivi, fammi sapere che ci siete. Lasciate un commento, perché almeno mi dite che cosa fare nel canale, cioè mi dite, no? Cosa fare, mi piace, quello che vi lascerà più emozioni, quello che vi colpirà maggiormente, ma soprattutto... ricordatevi di fare una cosa, di iscrivervi al canale in caso non siete iscritti, in caso siete malcapitati su questo video per errore, in caso voi l'avete visto spammato su Facebook da qualcuno, quindi voi me lo dovete dire chi ve l'ha spammato, perché lo potrei ringraziare, perché giustamente spamma i miei video. Ma noi ci rivediamo ad un prossimo video, come sempre, dritto per dritto. Dritto per dritto.